Introdurrò un attimo l'ospite di oggi, che è Jacopo Loredan. Lui è il direttore del mensile Focus e anche degli speciali che sono collegati a questo mensile. E, prima di occupare questa posizione, diciamo, ha svolto diverse altre professioni e ha iniziato a lavorare all'ANSA a Venezia, dove si è specializzato come giornalista professionista. E il suo intervento di oggi è importante soprattutto per noi che studiamo comunicazione, perché lui ha affrontato appunto la comunicazione da diversi punti di vista, avendo svolto molti lavori diversi nel corso della sua vita, e può aiutarci a comprendere in maniera più chiara appunto la comunicazione in generale. E ritiene che non ci siano delle caratteristiche specifiche per svolgere il lavoro che fa. Ci sono, diciamo, delle condizioni necessarie ma non sufficienti, e bisogna avere una visione civile e bisogna impegnarsi anche dal punto di vista civile, ma secondo lui questo non vuol dire impegnarsi politicamente, ma appunto soltanto dal punto di vista civile. E poi penso che ci spiegherà meglio appunto più precisamente cosa ha fatto nella sua vita e cosa intende appunto lui per comunicazione. E lascio a lui la parola. Grazie, Jacopo. Allora, intanto grazie. Sì, no, lo farò con attenzione e con parsimonia anche, le connessioni dietro. Non sarà una cosa molto strutturata, perché io non sono molto strutturato nelle presentazioni, però spero che alla fine del percorso che faremo insieme oggi, spero di lasciarvi qualche diciamo stimolo, qualche riflessione, forse anche qualche dritta che magari vi può servire per l'attività che poi svolgerete. Allora, intanto devo correggere in un piccolo dettaglio, ma importante, la persona che mi ha così carinamente e così positivamente presentato. Io non sono più il direttore di Focus dalla fine dell'anno scorso, sono il responsabile di Focus Live, che sono i festival di Focus. Però detto questo, è vero che la memoria è quella di un pesce rosso, però ho fatto il direttore per tanti anni, ho finito da poco, quindi qualche cosa posso raccontarvi assolutamente in questo senso. Allora, prima di arrivare, cosa che farò alla fine di questa conversazione, io vi invito comunque a intervenire, alzare la mano, a farvi vivi, perché intanto mi aiutate nell'esposizione. Se esco dai binari di quello che vi interessa, qualche richiamo è benvenuto, arriverà sicuramente al professore, ma se arriva anche da voi è meglio. Dicevo, arriveremo alla fine a parlare di quello che io sto facendo adesso. Ma prima di parlare di quello che sto facendo adesso, cioè organizzare festival da giornalista, diciamo così, vorrei inquadrare un pochino meglio il mestiere che ho fatto per tanti anni e darvi anche qualche forse elemento per valutarne da una parte l'importanza e dall'altra se avete veramente voglia di avviarvi in quella direzione. Probabilmente un po' di voglia ce l'avrete, perché se no non sareste qui, però insomma, farò in modo di togliere almeno una parte prima della fine di questa conversazione. Allora, la situazione dell'informazione in questo momento nel nostro paese e il mestiere di giornalista probabilmente non potrebbe stare peggio, ma potrà sicuramente stare peggio. Negli ultimi 10 anni si sono dimezzate il numero di copie vendute dei giornali, il che sarebbe già grave se non fosse che in Italia già eravamo, credo, al 30-40esimo posto 10 anni fa come diffusione dei quotidiani. E i quotidiani vanno bene rispetto ai periodici, perché i periodici vanno ancora peggio, nel senso che perdono il 10% l'anno. Gli ultimi dati sulle vendite in edicola di Repubblica, se vado a memoria, le ho scritte ma vado a memoria, sono 140.000 copie. Ora, 140.000 copie sono
una cosa veramente ridicola rispetto a quello che vendeva Repubblica anche solo 3 o 4 anni fa. Quando io sono diventato per la prima volta vice direttore di Focus, cioè nel 1996, ci chiamavano gli edicolanti che ancora c'erano e che ci chiedevano di ristampare il giornale perché l'avevano esaurito. Sono arrivato nell'aprile del 96 a Focus e il giornale vendeva grosso modo, se non ricordo male, circa 225.000 copie più gli abbonamenti. Me ne sono andato che vendeva 500.000 di copie e io avevo previsto, me ne sono andato la prima volta e avevo previsto che sarebbe arrivato al 1.750.000, 1.000.000, è arrivato a 1.000.000 di copie. Adesso non vi dico quanto vende Focus, però vende molto, 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 molto meno. Molto meno. Fattore di 20. Meno. Ok? Parliamo di quei. Poi i contatti sono un'altra cosa. Cioè, quante persone leggono una copia del giornale è un'altra cosa. Quindi, diciamo, il quadro nel quale ci troviamo in questo momento è un quadro estremamente difficile, pesante e direi molto negativo, ed è molto negativo soprattutto, e questo è io quello che cercherò di fare oggi, perché non c'è, secondo me, una vera riflessione su che cosa significa fare informazione adesso dal punto di vista professionale, cos'è il giornalismo sostanzialmente, a cosa serve il giornalismo. Siccome non sappiamo che cosa stiamo facendo, lo stiamo facendo secondo me male, e non abbiamo gli strumenti per contrastare quello che sta succedendo. Allora, noi siamo abituati a considerare il mestiere di giornalista da una parte, l'esistenza di una, virgolette, libera informazione dall'altra e di mezzi di comunicazione adeguati, siamo abituati a considerarlo come un dato di fatto, qualcosa che è in qualche maniera connaturato alla civiltà, a noi stessi. Allora, cominciamo a prendere a darci una piccola, minima prospettiva storica. L'informazione di tipo, diciamo, giornalistico è a, se vogliamo, 300 anni. 300 anni sono niente, sono un battito di ciglia, un respiro. E si è sviluppata, ha cominciato, grazie ovviamente all'esistenza della stampa, ma 200 anni dopo, 300 anni dopo la invenzione della stampa, è nata forse 300 anni fa, si è sviluppata con la rivoluzione industriale, quindi meno di 300 anni fa, 200 anni fa. Ha avuto un momento formidabile nel secolo scorso e adesso sta avendo dei grossi problemi. Non soltanto l'informazione legata alla stampa, ma anche quella legata ad altri mezzi di comunicazione. Pensiamo alla radio, pensiamo alla televisione, pensiamo anche al web. Cioè l'informazione stessa in questo momento, il mestiere di giornalismo, di giornalista e anche l'informazione in grosse difficoltà. Perché è importante capire che ha così poco tempo il giornalismo e, se vogliamo, anche questo tipo di informazione? Perché significa che è qualche cosa che l'umanità ha in qualche modo sviluppato e che ha conquistato e che, se viene considerato un valore, va in circostanze avverse o in circostanze di grande evoluzione, di grande cambiamento, va protetta, va considerata come qualche cosa che fa parte di un progresso che noi ci auguriamo di conservare. Se dovessi fare un paragone, se dovessi avvicinarmi a fare una similitudine, diciamo così, è come dire che sì, è vero, l'assistenza sanitaria è un'ottima cosa, ma se la gente non vuole curarsi, oppure se non può curarsi, tanto peggio. Cioè, non noi
quello che stiamo facendo noi come società in questo momento nei confronti dell'informazione giornalistica è esattamente questo. Cioè lo consideriamo un di più. E quindi non ci rendiamo conto che per avere quel tipo di informazione, in qualche maniera, questa informazione va pagata. Poi bisogna vedere in quale maniera, in quale modo, chi la deve pagare e come può essere, può crearsi un ecosistema che consenta al giornalismo. In realtà, e questo ve lo vorrei argomentarlo adesso, l'ecosistema attuale non permette di fare giornalismo. Quindi, se immaginate che in queste condizioni sia possibile immaginare, desiderare di fare il giornalismo, dal mio punto di vista siete in un cammino veramente molto complesso, molto difficile, non impossibile, perché mi ricordo che quando anch'io ho cominciato mi diceva sei matto a fare il giornalista, ed era nel 78, quindi tanti tanti anni fa. Non vorrei fare il vecchio barbogio, però ci sono delle ragioni che rendono questo mestiere in questo momento molto complesso e molto difficile. Quali sono queste ragioni? Allora, le ragioni sono nel cambiamento molto veloce e molto traumatico che c'è stato nel mercato e che, dal mio punto di vista, io so che voi avrete dei guru della divulgazione e dell'informazione via internet che verranno qui a parlare e vi diranno forse delle cose lievemente diverse da quelle che dico io, però io ve le dico lo stesso. Allora, da una parte il mercato dei mezzi tradizionali si è massacrato, come vi dicevo le copie sono dimezzate negli ultimi 10 anni, ma non soltanto le copie si sono dimezzate, il sistema di distribuzione non funziona più, le edicole stanno morendo, ma anche l'altra fonte di introiti dell'editoria si sta inaridendo, o meglio si sta spostando, parlo della pubblicità. Il calo degli introiti pubblicitari dei giornali è stato, sì, io qua c'ho i dati, ma comunque simile a quello del calo delle copie. Pensate che, come si dice, parlando di periodici, per esempio, primari settimanali italiani hanno visto quest'anno nel mese di gennaio una diminuzione del 30%, un terzo degli introiti pubblicitari rispetto all'anno scorso. Questo è un dato assolutamente ufficioso, diciamo così, anche inficiato da condizioni particolari, però al 30% potete immaginarvi un editore che deve pagare degli stipendi, vendere, stampare dei giornali, si trova ad avere un 30% in meno nell'anno successivo. Quindi gli introiti pubblicitari sono cambiati, il numero delle copie è cambiato, è arrivata una rivoluzione che si chiama... non si chiama soltanto internet, si chiama social network. Circa il 70% dell'informazione, delle notizie che vengono assorbite in questo momento dagli italiani è ottenuto attraverso i social network. Cosa significa questo? Significa che la produzione giornalistica italiana viene filtrata e viene diffusa attraverso piattaforme che la GCOM, che è l'agenzia che controlla la comunicazione, il garante della comunicazione, benissimo, che la GCOM definisce sistemi algoritmici. Che cosa significa sistemi algoritmici? Significa che ci sono dei software sostanzialmente che dietro queste piattaforme, che si chiamano Facebook, che si chiamano Twitter, che si chiamano Instagram, si chiamano, per il momento sono soprattutto queste, ma ce ne sono e ce ne saranno anche altre, benissimo, ci sono dei software che stabiliscono che cosa è più utile, che cosa è più positivo per il proprietario della piattaforma diffondere. Quindi sono dei sistemi automatici che distribuiscono le notizie sui social, che in questo momento, a parte la televisione, che è un discorso a parte che magari potremo toccare, quindi lasciatela lì come sospesa un attimo,
parte della televisione, il grosso di quello che noi sentiamo, sappiamo, conosciamo e di cui discutiamo arriva in quella maniera. Cioè ci sono dei nanitti sotto che producono delle, diciamo così, delle informazioni, e poi però c'è un sistema che queste informazioni distribuisce secondo dei software che non sono fatti certamente, cioè lo scopo di questi software è quello di massimizzare la redditività di queste informazioni per le piattaforme che li diffondono. Il che non è un male di per sé, ma certamente vi fa capire in che modo viene distribuita l'informazione. Ora qui vi faccio una piccola divagazione che è minima sul futuro, quando vi verranno a dire che in realtà ci sarà posto e c'è posto per fare dell'informazione nei prossimi anni, io vi dico questo. Dunque c'è un sito che vi sarà raccontato, probabilmente vi è stato raccontato, che si chiama BuzzFeed. Allora, BuzzFeed è un sito americano, che forse conoscete anche voi, che è un sito che sostanzialmente è un aggregatore di notizie che nasce come semplice aggregatore di notizie, cioè con una serie di ingegneri che sulla base delle notizie più viste in un certo momento le accorpavano e creavano dei cluster che poi l'utente si ritrovava a vedere o a leggere, quindi ti davano da mangiare quello che ti piaceva sostanzialmente, e lo facevano questi ingegneri. Poi, siccome la cosa funzionava così bene, hanno detto benissimo, adesso facciamo di più, facciamo della buona informazione, quindi creiamo una scuola giornalistica, assumiamo dei giornalisti, facciamo il passo in avanti, non ci accontentiamo più di accorpare, ma cominciamo a farle le notizie. BuzzFeed in America, il grande sito di aggregatore. Quindi diciamo, ci immaginiamo un percorso virtuoso in questo senso. Facciamo un salto di 5.000 chilometri di qualche mese e andiamo in Cina. Allora, i cinesi sono bravissimi nel clonare, nel copiare, sono molto bravi in questo. E non c'è neanche un senso di... noi in Occidente abbiamo... come dice, ci dà un po' fastidio, ci vergogniamo un po' se facciamo una cosa, copiare un compito, farsi passare la tesi, insomma, è una cosa un po' vergognosa. Bene, non c'è questo spirito in Cina, non, anzi c'è, direi, quello piuttosto un approccio, diciamo, più conformista. Se fa una cosa, l'altro la fa bene, perché non gliela devo copiare? La fa bene lui, la farò bene anch'io. Benissimo. Quindi, i cinesi hanno copiato BuzzFeed e hanno creato un sito che è identico a BuzzFeed, funziona naturalmente in Cina, solo per il mercato cinese, è assolutamente identico dal punto di vista grafico, è uguale, la scritta è cinese, non ricordo come si chiama, ce l'ho scritto da qualche parte, perfetto. Sapete quanti giornalisti ci sono? Zero. Sapete quanti umani lavorano lì? Zero. Perché è un sito che funziona con l'intelligenza artificiale. Un sistema di intelligenza artificiale che fa esattamente quello che facevano gli ingegneri che lavorano a BuzzFeed e che soppianta completamente il lavoro dei giornalisti di BuzzFeed, che peraltro casualmente, ma non tanto casualmente, sono stati licenziati in 1500 soltanto 4 mesi fa. Una parte, il 10% della forza lavoro di BuzzFeed è stata licenziata. Quindi questo è il mercato, le condizioni, la situazione nella quale ci si muove. Però il problema non è soltanto cucinare le cose. Se uno fa il cuoco, cucina, prende gli ingredienti e cucina. Il problema è trovare gli ingredienti. Ed è qui, se vogliamo, che casca l'asino. Perché alla fine gli ingredienti, cioè le notizie, le informazioni, sono e possono essere raccolte, che ne dicano i sostenitori del big data, poi faremo un po' di... parleremo anche di questo, consumando le scarpe, le suole delle scarpe. Cioè se non c'è qualcuno che si dedica alla raccolta delle informazioni e ha l'intelligenza di
filtrarle nel momento in cui le sta raccogliendo, cercando di dividere, di sceverare quello che è rilevante da quello che non è rilevante. Se non c'è questo, l'ecosistema della diffusione delle notizie viaggia sul niente, viaggia sul vuoto. Cioè, se non c'è il cronista, viaggia sul vuoto. Il guaio è che questo sistema non è più in grado di pagare i cronisti, non è più in grado di creare cronisti. E si è raccontato che si può sopperire a questo utilizzando l'informazione puramente statistica e le analisi che vengono fatte su una grande massa di dati, che poi è quello che fa il sito cinese per vendere le notizie ai cinesi. Quindi questa è la situazione nella quale... Prego. Sì. Ma è una domanda, secondo me, assolutamente non solo corretta, ma anche che coglie il punto della questione. Sa, è un po' difficile, perché io non sono in grado di dirle se è un problema di offerta o se è un problema di domanda, ma tendo a pensare che le due cose vanno abbastanza insieme. È un problema di società, in realtà. Ed è un po' quello che stavo, preparandomi a dire, che stavo preparandomi a dire adesso. Quando dicevo che l'informazione è un bene da difendere, significa che, per parafrasare Churchill, è il peggior sistema inventato, ma gli altri sono ancora peggio. Certamente c'è una richiesta, ma c'è anche un'offerta che deve stimolare la richiesta. Quindi è un problema sociale. Io sono in un'aula di università a parlare a delle persone che riflettono o dovrebbero riflettere su queste cose, e quindi il messaggio centrale che io volevo darvi è proprio questo. Va difesa, ma va difesa perché va in qualche maniera va imposta. Faccio un esempio banalissimo: quando si dice c'è stata la questione negli ultimi settimane, c'è ancora quella di Radio Radicale, per esempio, no? E si dice vadano sul mercato a raccogliere i soldi per raccontare quello che succede in Parlamento. Beh, non funziona così. Ci sono delle informazioni che vanno, che sono utili, che vanno diffuse, che vanno pagate dalla società. Infatti la mia tesi è che alla fine l'informazione è un servizio pubblico e come tale forse dovrebbe essere valutato. Non sto parlando ovviamente del tipo di informazione che fa la RAI, ma certamente dovremmo prepararci a pagare come società l'informazione, se vogliamo avere un'informazione che ci permetta di fare delle scelte democratiche. Non c'è altro modo, perché il sistema da solo non si regge. Pensate che praticamente del mondo digitale all'incirca l'80% degli introiti pubblicitari del mondo digitale vanno a Facebook e a Google. Okay? Quindi significa che gli editori, anche nella parte digitale, hanno una... Poi c'è la televisione sui canali digitali. Quindi veramente rimane pochissimo. Non c'è più una compatibilità economica nell'editoria tradizionale. E quando diciamo che una buona parte di questi soldi va a Google o Facebook, significa che vengono esportate per fare delle cose totalmente diverse dall'informazione. Quindi quando voi cliccate per andare a vedere una notizia sul web, state e stiamo finanziando qualcuno che fa delle cose diverse. Bellissime, utilissime, ma assolutamente
diverse. Un'ultima piccola osservazione è il modo di fruire dell'informazione che adesso abbiamo, che sono gli smartphone. Quindi la informazione viene costruita per essere utilizzata su uno schermo di smartphone, con le conseguenze, la brevità, la ripetitività, il fatto che la lettura è molto poco importante, è molto più importante l'immagine, poi parleremo magari un secondo di immagini, ma soprattutto è molto importante il video, è molto importante. Beh, io ho visto un film qualche anno fa che si chiamava Idiocracy, che era la storia di questo tizio che veniva ibernato e che veniva ibernato perché aveva dei problemi cognitivi, cioè era un po' stupido, insomma, sostanzialmente, e in qualche modo pensavano che nel futuro avrebbero potuto curarlo, e quindi lo ibernano, e il film si apre mentre che lui si risveglia da questa macchina dove l'avevano congelato, esce e si trova ad essere geniale, cioè in un futuro in cui tutti erano più stupidi di lui. Cioè non c'è un limite, quello che io volevo dire è questo: se ci abituiamo a non ragionare, non c'è un limite alla stupidità che possiamo raggiungere. Ci riusciamo benissimo, siamo bravissimi a questo. Quindi continuo a cercare di argomentare quello che dicevo prima: siamo in uno scivolo, stiamo in una parte discendente, ma io non sono qui per parlarvi di catastrofi, sono qui per dirvi come è cambiato il mestiere del giornalista. Quindi dopo aver fatto questa, come dire, introduzione, però vi sarà più facile capire come sta cambiando il mestiere di giornalista in pratica, cioè come era quando eoni fa l'ho cominciato io e come adesso che lo sto tuttora facendo, sia pure in un modo un po' particolare. Allora, tutto quello che succede nel mondo dei giornali che io conosco bene, dei periodici che conosco bene, ma è la stessa cosa anche in campo televisivo e ancora di più nel campo del digitale, è che i costi devono essere ridotti al minimo. Quindi tutto quello che incide nei costi, ma non per cattiveria, per quello che vi ho detto prima: vendi meno copie, c'è meno pubblicità, c'è meno soldi sostanzialmente, e quindi meno fai, meno puoi fare. Quindi tutto quello che incide sui costi viene tagliato, tutto quello che era interno. Ma riconoscerete, chiunque di voi abbia parenti o abbia lavorato, capisce che è un modello che è abbastanza comune adesso. Tutto quello che è interno viene esternalizzato, tutto quello che è caro viene tagliato, e alla fine nei giornali o nelle televisioni resta un piccolo nucleo di persone di cui non puoi fare a meno, che sono quelli nei culi di pietra, sono il desk. Che sono il desk per la televisione, sono il desk per i periodici, sono il desk per i quotidiani. Quindi se voi volete fare i giornalisti, lì e solo lì potrete finire. Però è una fabbrica. Cioè è una fabbrica perché tu hai degli standard di misura, soprattutto se lavori nel digitale, che sono, e forse vi saranno raccontati come la grande risposta alle esigenze del pubblico, però dietro alle esigenze del pubblico c'è tutto quello che vi dicevo prima, cioè ci sono gli algoritmi, ci sono i click, ci sono le visualizzazioni delle pagine, ci sono le titolazioni ripetitive, ci sono le costruzioni dei pezzi che devono essere gradite ai motori di ricerca, che sono costruiti sulla falsa riga della mente umana, ma sulla falsa riga della mente umana, cioè non riescono perfettamente a cogliere le meraviglie, che ne so, di una poesia di Carducci, ma capiscono molto bene se tu gli ripeti 4 volte lo stesso concetto nelle prime 10 righe, che quel concetto lì, che quello è ciò di cui si parla. Quindi vengono costruite così. Quindi tu stai a un tavolo, stai a un desk e devi scegliere tra anche poco, ma capire quello che in quel momento sta funzionando bene. Lì c'è la parte creativa, però lo fai sulla base di queste, la base di queste esigenze. Quindi quello che rimane nei giornali, diciamo così, è l'ufficio centrale, che è molto importante, che costruisce il palinsesto, diciamo così,
della pubblicazione, che sia un quotidiano, che sia un periodico. Le redazioni si stanno estinguendo, nei periodici sicuramente. Sostanzialmente non ci sono più, man mano che le persone vanno in pensione non vengono riassunte e ci si serve di collaboratori esterni che peraltro vengono pagati male e molto in ritardo. Purtroppo è così. C'è una piccola segreteria normalmente, un forte ufficio centrale, una direzione che si occupa non solo di immaginare il giornale, ma di avere o di tenere i rapporti con tutti gli stakeholders, che sono dall'editore a soprattutto gli investitori pubblicitari, quei pochi che restano, che consentono di continuare l'attività. Sto parlando della carta stampata, mi spiace di non fare una descrizione elegiaca, ma sarebbe ridicolo raccontarvi delle cose che non sono, almeno dal mio punto di vista, che non sono vere. Non saranno in tanti che vi diranno così, perché io stavo raccontando prima al professor Morigi che una mia collega che è stata brava, peraltro, di un giornale importante e che è stata alla Sapienza Roma ieri, ha usato un tweet che adesso io vi leggo e che, ovviamente non citando la fonte, ma credetemi, è il direttore di un importante periodico italiano, che dice: era tanto che non tornavo nei corridoi di un'università, ma il tempo qui non sembra essere passato. Questa è la Sapienza di Roma, dove oggi ho incontrato alcuni studenti della laurea magistrale in editoria, quindi sono vostri colleghi sostanzialmente. Che cosa dico ai ragazzi che sognano di fare giornalisti? Beh, che hanno scelto bene, perché questo è il lavoro più bello del mondo. Che il bisogno di informarsi è connaturato all'uomo e quindi il nostro mestiere non morirà mai. Poi aggiunge giustamente: se e solamente se sapremo intercettare quel bisogno nei luoghi e nei tempi e nelle modalità in cui si manifesta. Non sognate un giornalismo di cui non fruireste, ho detto loro. Beh, queste sono, diciamo, belle parole, ma è anche condivisibili per certi versi, e sono quelle che forse vi sentirete dire. Io mi ricordo, tanti anni fa, avevo la vostra età o poco più, facevo già il giornalista, perché, come ho detto alla vostra collega che mi ha intervistato per la presentazione, io ho fatto il cronista, ho cominciato facendo il cronista, non mi sono per questo mai laureato, o forse grazie a questo non mi sono mai laureato, anche se ho frequentato l'università, dicevo, quindi avevo più o meno la vostra età, quando andavo a sentire i giornalisti, nel caso era Pansa, non so se ve lo ricordate, c'è ancora, scrive, che fece una meravigliosa presentazione della bellezza del mestiere di giornalismo, io alzai la manina e dissi: ma scusi, ma quanti sono i giovani, qual è l'età media dei giovani giornalisti che ci sono in Italia? E non ce n'era. Cioè, io sono diventato giornalista professionista a 24 anni e ero il più giovane professionista italiano all'epoca, ma è ridicolo, cioè non puoi essere più giovane a 24 anni, devi essere più giovane a 18 anni, 19, 20, no? Ci sono, se non fai l'università, era un'epoca diversa, ma il più giovane, cioè il vincitore, anzi la vincitrice, che poi è diventata una grande giornalista, del premio per la più giovane giornalista inglese della mia epoca, l'ha vinto a 18 anni. Quindi c'era un gap proprio generazionale. Quindi io chiesi questo a Pansa, e la stessa cosa, se vi verranno a raccontare della bellezza del lavoro del giornalista, dovreste chiederla voi, o potreste chiederla voi alle persone che vi diranno questo. Detto questo, è un bene sapere queste cose. Resta il fatto che l'informazione è fondamentale nella democrazia. Non puoi scegliere se non sei informato. Non esiste l'informazione, e lo vengo a dire a voi che sono, naturalmente sono temi di cui voi vi occupate con altre discipline, ma non esiste un'informazione vera. Gli esperti di neuroscienze vi diranno che qualsiasi percezione è
inficiata dal percettore, cioè chi guarda interpreta, per il semplice fatto di guardare. Non esiste un'informazione vera, esiste però un'informazione corretta, cioè che viene percepita da chi la fornisce come corrispondente a ciò che in tutta onestà uno percepisce e interpreta. Questo è il discrimine sostanziale. Cioè l'informazione, dal mio punto di vista naturalmente, non deve essere uno strumento per intervenire sulla realtà, perché se diventa uno strumento per intervenire sulla realtà, viene di per se stesso, per quella che si chiama l'eterogenesi dei fini, diventa qualche cosa di diverso dall'informazione. In altre parole, diventa propaganda. Allora, l'informazione interviene sulla realtà. L'informazione non è, non rappresenta delle cose, non esiste l'informazione vera, però un'informazione onesta, molte voci di informazione onesta e professionale, poi magari vedremo che cosa significa professionale, contribuiscono nel coro, nell'insieme, a creare una rappresentazione credibile di quello che sta succedendo. Quindi le voci devono essere tante, devono essere corrette, devono essere sorrette, e qui cerco di spiegare ciò che era stato anticipato prima, devono essere corrette da un senso civico, da un senso civile forte, per contribuire a creare insieme un mondo, a rappresentare un mondo che permetta ai soggetti politici, ai cittadini, di sapere che cosa sta succedendo. Banalmente, questo è. Ora, voi capite che un obiettivo di questo genere, in queste condizioni, sottolineo in queste condizioni, è molto, molto, molto difficile da raggiungere, per le ragioni che vi dicevo prima. Ma è indispensabile raggiungerlo. Quindi se voi vorrete impegnarvi nel lavoro di giornalista, tenete sempre presente che state affrontando una mission impossible, ma che è indispensabile. Certe cose impossibili delle volte vanno fatte, e uno dei tentativi che si sta facendo, poi verremo ai festival, è proprio quello di fare, svolgere in qualche modo questa missione impossibile, perché è assolutamente necessaria. Non esiste democrazia senza informazione libera, e non esiste informazione libera se qualcuno non la paga. Io credo che debba essere la società nel suo insieme a pagarla. Come costruisce gli ospedali, io credo che un pensiero alla informazione dovrebbe essere dato. Qual è il problema? Il problema è che anche, come dicevo prima, un potente mezzo di potere l'informazione, se viene pagata dal potere. Questo è il problema. Però pensate alla magistratura, anche la magistratura sarebbe un potente mezzo di potere se fosse sotto l'esecutivo, sotto il governo, no? Eppure esiste una magistratura sua di Soma, e comunque, almeno in linea teorica, libera, indipendente e separata. Quindi l'informazione, secondo me, dovrebbe avere delle, cioè il mondo dell'informazione dovrebbe avere almeno in parte delle caratteristiche di questo genere. Quindi dovrebbe essere tutelato economicamente, e anche tutelato dal punto di vista della indipendenza. E però, nello stesso modo, chi fa questo mestiere dovrebbe avere, come dire, un'alta capacità professionale. Scusa Jacopo, posso Prego, farti vai. Una domanda? Prima che tu inizi a affrontare i casi concreti, certo, la rivista, il festival di cui ti occupi, tu sei anche un giornalista scientifico. Sì. E ci hai detto fino adesso che è difficile pensare a una democrazia senza informazione, e che l'informazione, dunque, con tutti i costi e le contraddizioni che porta con sé, è funzionale, direi di più, è strutturale a un sistema che ambisca ad essere aperto e democratico. Hai detto che il giornalista deve avere e portare con sé un impegno civico o civile, o che comunque lo svolge o dovrebbe svolgerlo,
Che cosa c'entra o che ruolo può avere la scienza e l'educazione alla scienza nel mondo dell'informazione e nel mondo di un'informazione che punti a svolgere una funzione civica? Cosa c'entra la scienza con l'educazione civica per un giornalista? Beh, anche lo questo dico anche per introdurre quello che verrà dopo. Allora, secondo me non esistono tipi diversi di giornalismo. Cioè, secondo me se tu fai il giornalista sportivo o se fai il giornalista scientifico non cambia moltissimo dal mio punto di vista. Se ti occupi di Ronaldo o ti occupi del premio Nobel dovresti farlo con lo stesso tipo di approccio, che non significa con lo stesso tipo di prosa naturalmente, però con lo stesso tipo di approccio. Detto questo, quindi non esiste a mio avviso, il giornalismo è un mestiere, come se tu suoni il violino, non è che se sei un violinista che suona Bach sei diverso da un violinista che interpreta un pezzo di nono, sei un violinista, quindi questa è la prima cosa, devi avere gli stessi strumenti. Il tema dell'informazione scientifica, se vogliamo, è una sfaccettatura molto rilevante, che si vede adesso essere sempre più rilevante, di una informazione corretta. Intendo dire questo, l'approccio di cercare di capire quello che sta succedendo, cercare di avere un'interpretazione corretta di ciò che succede è indispensabile quando tu affronti dei temi come per esempio i vaccini, no? Parliamo di scienza, parliamo di vaccini, e è chiaro che non ti puoi permettere di fare la gran cassa a gente che non sa quello che sta dicendo, e quindi devi informarti prima, capire che cosa c'è dietro e poi dopo fornire un'informazione, diciamola così, corretta, aderente ai chiamiamoli così un po' pomposamente principi scientifici. Quindi l'informazione scientifica in questo senso ha un ruolo, però io vorrei, per rispondere a questa domanda, parlare un secondo di Focus. Allora, Focus è stato un fenomeno, come vi dicevo prima, che è durato e che dura ancora, straordinario nel panorama editoriale italiano, ed è sempre stato presentato come un giornale di divulgazione scientifica. Qui vengo alla risposta alla domanda. Non è un giornale di divulgazione scientifica. Chi ha cercato di fare in Italia dei giornali di divulgazione scientifica è andato molto male. Cioè vendeva, parliamo di vendite, un decimo di quello che ha venduto Focus. Cioè il New Scientist, che ha aperto, che è un giornale, un settimanale inglese, scusate, ok, c'è il New Scientist, che è un settimanale inglese che si occupa appunto di divulgazione scientifica, che ha aperto alcuni anni fa una edizione italiana e che è durata 6 mesi, credo. Perché non è un giornale di divulgazione scientifica? E perché io sostengo che la scienza sia esattamente come qualsiasi altro, è come la musica, è come l'economia, è come la cronaca. È un modo per leggere ciò che succede, almeno per la grande massa degli utenti. Allora, Focus è un giornale che utilizza dei criteri di buon giornalismo, che significa verificare le fonti, informarsi, controllare, avere delle persone che verificano quello che tu hai scritto, per fare della divulgazione, che va dalla storia alle scienze, all'economia, alla cronaca, al costume, alle cavolate. Questo è il metodo, che è un metodo semplicemente di buon giornalismo. Quindi mi rendo conto di non avere perfettamente risposto alla tua domanda, però io continuo a pensare che non ci sia, a livello di comunicazione di massa, una differenza tra il buon giornalismo di cronaca e il buon giornalismo scientifico. Ora lo dico magari perché nella mia storia, nel mio percorso, io nasco cronista, facevo l'abusivo di Cronaca Nera, quindi sono arrivato poi a fare il direttore di Focus alla fine, e ho fatto il direttore di giornali, diciamo, di scienza e tecnologia per una ventina di anni. Quindi, però il metodo è quello giornalistico, non c'è una differenza, è una. Sono delle conoscenze in parte pratiche e in parte un po' teoriche,
che arrivano, sono conoscenze professionali. Quindi non fare del giornalismo corretto in campo scientifico equivale a fare del giornalismo corretto in campo sportivo, cronistico, eccetera, politico. Il tema è che bisogna avere l'umiltà di studiare e di conoscere ciò di cui si sta parlando, perché questa è l'altra parte. C'è una parte di professionalità e c'è una parte di background, di conoscenza che uno deve possedere. Vi raccontavo prima del mestiere di ufficio centrale, di caporedattore di un giornale. Allora, la grande forza di un caporedattore di giornale, una volta, ma anche ora, ma sempre meno adesso per ragioni di tempo, è quella di informarsi. Quando, adesso cito me stesso, ma solo perché era una cosa pratica che facevo, quando io negli anni '80 facevo il caporedattore di un settimanale, per ogni servizio che io passavo per quel settimanale, passavo almeno una quindicina, 10-15 ore a studiare i tagli. Non c'era internet all'epoca, c'erano i centri di documentazione che avevano microfilmato gli archivi, e poi c'erano naturalmente le biblioteche, eccetera. Quindi per capire che cosa la persona che stava sul campo e che quindi mi mandava l'articolo stava raccontando. E se faceva degli errori me ne dovevo accorgere io, perché nella rapidità della cronaca ti possono sfuggire delle cose, chi sta dietro deve pararti in questo senso. Questo era possibile perché intanto gli orari di lavoro erano molto lunghi, ma avevi il tempo di farlo, adesso non c'è. Per cui questo lavoro del caporedattore è sostanzialmente un lavoro di confezione. Ti arrivano delle cose, le leggi molto velocemente, sicuramente non le verifichi, o al 99% non le verifichi, e le metti in pagina oppure le pubblichi sul web. Quindi questo è quello che sta succedendo. Però voglio darvi qualche, come dicevo prima, qualche dritta. Poi torniamo a Focus, qualche dritta. Nella disastrosa situazione dei quotidiani, negli ultimi 10 anni, c'è un settore che ha tenuto, che è quello dei giornali locali, stranamente. Ma non tanto stranamente. Quindi se io dovessi darvi un consiglio, lì cominciate. Quello dei giornali locali perché? Perché ha perso molte meno copie, anzi qualcuno l'ha addirittura guadagnato. Pensate che Il Giorno vende più copie adesso di 10 anni fa. Perché? Perché tu lì la qualità paga. Cioè se tu dici che una strada è chiusa perché c'è un buco, oppure che la signora che abita o il signore che abita a 100 metri da te ha avuto un incidente, o racconti la storia, perché che cosa è successo durante una rapina che tutte le persone che sono attorno hanno visto perché magari l'agenzia della banca è stata chiusa. Se tu racconti queste cose, la qualità di quello che tu racconti e l'interesse di quello che tu stai raccontando è immediato. E quindi per avere quel tipo di informazione hai bisogno di qualcuno che la veda, qualcuno che poi tu puoi anche controllare in qualche maniera, puoi verificare se quello che ti viene detto corrisponde o non corrisponde a ciò che tu hai visto o hai sentito. È una spiegazione di quello che hai visto. Okay? Allora, siccome il giornalismo è questo, cioè è mettere ordine nella confusione della realtà, mettere ordine nei milioni di papers pubblicati, scientifici pubblicati, e capire qual è il filo conduttore di questi paper e presentarlo alle persone, questo è il giornalismo sostanzialmente. Tu hai dei fatti, io non credo ai fatti, ma diciamo hai delle cose che ti appaiono, che succedono, dei fenomeni, possiamo dire così, e tu a questi fenomeni metti un ordine. Questo è il tuo lavoro. Lo devi fare in modo onesto, devi andarteli a vedere questi fenomeni, perché sennò tu ricrei dei fenomeni che non ci sono, metti in ordine delle cose che non hanno senso. E qui, se mi consentite, un brevissimo inciso personale che vi dà però un esempio di che cosa significa questo. Questo forse è il messaggio che io vi voglio dare, che poi si ripete anche nelle cose che sto facendo in questo momento. È la messa in ordine, la comprensione, il trovare il filo, la narrazione di quello che sta succedendo e riproporla agli altri. Quando io tra le varie cose che ho fatto l'inviato di Panorama. E vi cito questa cosa perché ci sono alcune persone, tipo, voi avrete forse sentito nominare una persona che si chiama Vittorio Feltri.
forse l'avete sentito nominare. Vittorio Feltri è un signore che ha fondato una serie di giornali, ha diretto il giornale che fu di Montanelli, in questo momento fa un po' l'opinionista, lo vedete in televisione spesso. Benissimo, era un giornalista. All'epoca non ricordo in quale giornale dirigesse, ma succede il seguente fatto. Un paese del Vicentino, in un paese del Vicentino, un padre spara a un signore che veniva dalla Tunisia, a un ragazzo che veniva dalla Tunisia. Dalla Tunisia, ok? A un tunisino. Lo ferma in un angolo, tira fuori la pistola e spara. Lo arrestano subito dopo e lui spiega: ho ammazzato questo tizio perché vendeva la droga a mio figlio. Spacciatore tunisino, ammazzato da padre per difendere il figlio, l'eroina. Ok? Questa era la narrazione. Una narrazione che ha provocato, come succede adesso, come succede sempre, una serie di discussioni. Adesso stiamo parlando di castrazione chimica, no? In quel caso lì si parlava di ma è lecito che un padre ammazzi lo spacciatore del figlio? È lecito? Si può discutere di questo? E allora naturalmente, come sempre, eserciti come dire, l'un contro l'altro armati si discutevano su questa cosa. Poi uno può essere d'accordo o no, però certamente dice: cazzo, per salvare mio figlio sparo a quello che gli vende l'eroina. Benissimo. Io ero un inviato di un settimanale e gli inviati dei settimanali arrivano sempre dopo gli inviati dei quotidiani e molto dopo gli inviati delle agenzie, per non parlare quelli delle radio e delle televisioni. Quindi quando tu arrivi come inviato di settimanale in un certo posto, devi raccontare una storia che sia un po' diversa da quella dei precedenti. Questo è un po' un obbligo che hai, perché sennò chi ti compra? Chi ti comprava? Quello che io dovevo fare, vedete anche com'è, però molto casuale a volte, quello che io dovevo fare è andare a intervistare il padre. Ero anche un po' stanco, ero appena arrivato a Panorama, perché l'ho fatto per Panorama questa cosa, che era un settimanale di Mondadori. Arrivo nel Vicentino e suono il campanello del tizio che aveva ammazzato lo spacciatore. E lui mi manda a cagare sostanzialmente, dice: no, non voglio parlare, basta, ho già detto tutto ai quotidiani. Allora mi sono un po' intignato, dovevo scrivere qualche cosa e ho cominciato, dicevo: vabbè, cominciamo a raccontare, a vedere che cosa è successo. E vado sul posto, nel posto dove hanno ammazzato questa persona, e vedo sul marciapiede dove questo tunisino era stato ammazzato un mazzo di fiori. E mi dico: ma allora, perché qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori dove è stato ammazzato uno spacciatore di eroina? Chi può aver fatto questo? Allora dico: magari vale la pena di raccontare la storia di questo tizio. Insomma, ve la faccio breve. Passo, e lì si tratta di consumare le scarpe. Passo tutta la giornata a ricostruire chi aveva portato lì il mazzo di fiori, e scopro che era un italiano. Scopro che era una persona che si occupava di integrazione di immigrati. Vi parlo di parecchi anni fa, però i problemi sono rimasti uguali. Alla fine della fiera, la storia vera era... trovo un testimone, un italiano, che aveva visto cosa era successo. La storia vera era semplicemente questa. Il tunisino, sì, cedeva la droga al figlio di questo tizio, che tuttavia era un boss della mala, e... il problema era che questa droga era stata pagata dal figlio con una collana rubata in casa, e lui rivoleva indietro la collana e l'ha ucciso a sangue freddo, perché questa la collana non gliela voleva dare in quanto era il pagamento della droga. Okay? Quindi l'Italia di quella settimana, ma vi riconoscerete in quello che succede adesso, no? Ha discusso se era il caso, che era bello che un padre uccidesse un figlio, uno spacciatore per difesa. Pensate alla legittima difesa, no? Quando non era, i fatti non erano questi, era tutto diverso. E nessuno, io per caso, solo perché quell'altro mi aveva mandato a quel paese, perché forse se non mi avesse mandato a quel paese non sarei andato a vedere cos'era successo davvero. Facendo una fatica abbastanza notevole, consumando un bel po' di scarpe, sono riuscito a
scoprire che le cose non stavano esattamente così. Questo vale per tutto. Non appena cominci a scavare un po', le cose non sono quelle che sembrano sempre. Naturalmente tu puoi pensare che ogni... puoi partire, e qui si è formato, c'è un certo tipo di giornalismo che permette di fare questo, cioè meglio che ha prosperato facendo questo, che qualsiasi cosa tu vada a vedere c'è del marcio, non è così. In realtà chi ha questo tipo di approcci spesso non capisce niente. La Gabanelli, quella di Report, commette degli svarioni assolutamente mostruosi. Tra l'altra parentesi, la conosco perché a un certo punto del mio lavoro, siccome facevo appunto il culo di pietra in redazione e avevo fatto l'inviato di guerra, ho deciso di prendermi un certo periodo per farlo ancora, e ho contribuito a produrre il numero zero di Report. Quindi ho lavorato per la Gabanelli a Sarajevo con la videocamera, eccetera, eccetera. Diciamo che anche lì, e si parla di molti anni fa, per chiudere un po' il cerchio di quello che vi raccontavo prima, per sopravvivere loro, le persone che fanno quel lavoro lì le pagano zero. Cioè ti costava più andare e fare questi servizi di quanto non prendessi e quando li avevi fatti. Quindi la situazione... Non c'è una nobiltà, non c'è chi è senza, come dire, senza peccato. Allora, vi vorrei presentare quello che stiamo facendo adesso per raccontare, come vi dicevo, delle storie, per raccontare, dare un filo conduttore, mettere ordine in quello che succede. Allora, come vi dicevo, lo si fa sulla carta stampata, lo si fa alla televisione, lo si fa alla radio, lo si fa sul web. E noi abbiamo scelto di farlo anche scendendo in campo, cioè raccontando queste storie in tre dimensioni, cioè con le persone che le raccontano. Io vi faccio vedere un momento quello che abbiamo fatto l'anno scorso a Milano, che è il Festival di Focus, che ha avuto esattamente lo stesso spirito che io ho cercato di trasmettervi in questo momento, cioè di fare un... Devo solo mettere a posto qua. Ci arrivo subito. Allora. Ok, siamo qui. Sì, adesso infilo questo. Voilà, e poi vi racconto qual è la sfida e anche la sfida che vi faremo fare oggi pomeriggio, se posso. Sì, ci mette 10 secondi. Sì, qui l'ha preso però. Però mi sembra spento. Non disturbare. Tanto io vi racconto cos'è. Allora, in sostanza, intanto ve lo racconto, poi vi faccio vedere il filmatino che vi presenta il Festival di Focus. Come vi dicevo, in un mondo in cui i flussi, cioè i lettori sono sempre meno e l'interesse del pubblico si allontana sempre di più, una cosa che funziona abbastanza bene, che viene fatta, sono i festival che molti editori stanno organizzando, ma non solo gli editori, perché lo fanno gente che si occupa proprio di festival, di divulgazione scientifica in questo caso, o di letteratura o di economia. Perché funzionano? Funzionano perché noi viviamo, secondo me, in un mondo molto virtuale, cioè passiamo la vita davanti a degli schermi. E l'occasione di avere invece delle persone che arrivano e ti raccontano, ti fanno vedere delle cose o delle esperienze che puoi condividere, è un punto a favore di questa attività, e quindi funzionano abbastanza bene. Nel campo dei festival non sono tanti in Italia i festival di divulgazione scientifica o che si occupano di questi temi, sono circa il 3%, su 100 festival 3 sono di divulgazione scientifica, per cui noi abbiamo pensato che forse Focus poteva organizzare qualche cosa del genere, e l'abbiamo messo in piedi, l'abbiamo fatto l'anno scorso a Milano.
lo rifaremo quest'anno. Il tema dell'anno scorso era la scelta, come si sceglie. Noi abbiamo degli strumenti in mano sempre più evoluti che però modificano quello che succede. Detta praticamente, i robot, l'intelligenza artificiale, le terapie geniche, i progressi in campo nella conoscenza della psicologia, le neuroscienze, risolvono dei problemi ma aprono degli scenari inediti, perché per esempio l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per cancellare interi settori del lavoro oppure per salvare l'ambiente. I robot possono collaborare con gli umani o sostituirli in certi ruoli. La terapia genica può servire per guarire malattie altrimenti incurabili oppure anche per fare eugenetica, cioè miglioramento della specie umana in base al censo, a chi si può pagare certe cure rispetto ad altre. Quindi ogni progresso porta dei cambiamenti e quindi impone delle nuove scelte. Questo era il tema dell'anno scorso. Abbiamo fatto, eccolo qua, adesso posso, non so cosa avevo sbagliato nel... No, si spegne da solo. Ah, va bene. Allora, vi faccio vedere cosa è stato l'anno scorso Focus Live e vediamo se... Possiamo cominciare con il primo formidabile incontro di Focus Live. Piero Angela. Le generazioni si susseguono molto lentamente, mentre l'innovazione corre velocissimo. Live è il punto di arrivo dell'avventura umana da quando l'uomo è uscito dall'Africa per arrivare qui. Abbiamo iniziato a guardare nel futuro. E secondo lei tra quanto andremo su Marte? Mai. Andare per poi anche tornare o andare? Regaliamo alla città, al territorio, al nostro paese 4 giorni di un festival importante. Conoscenze di matematica. Focus Live, la kermesse scientifica. 4 giorni di full immersion nella scienza a Focus Live. Focus è una rivista che attira ogni mese 5 milioni e 700 mila persone, utenti, lettori. Un grande evento per raccontare le sfide cruciali dell'umanità. Chi di voi si ricorda l'intelligenza delle piante? Riscaldamento globale di un solo grado. La teoria del Big Bang. Nello spazio, quando sei in caduta libera, niente più pesa, non c'è più peso e perdi la coscienza del tuo corpo. Lasciamoci con un pensiero, lasciamoci con un'esperienza, lasciamoci con un sorriso, ci siamo divertiti. Quest'anno Focus Festival è finito, Focus Live è finito, però ci rivedremo l'anno prossimo. Come vi dicevo, è il mettere in fila un racconto. Quello che vi chiederemo poi di fare nel pomeriggio, se io non so se ho ancora qualche secondo, se ho qualche secondo, approfitto per raccontarvi che cosa sarà Focus Live quest'anno, perché è un buon esempio, secondo me, un buon
buon esempio, è un esempio di come un giornalista o dei giornalisti cercano di dare una forma a quello che viene visto, alla realtà, a quello che sta succedendo. Noi lo facciamo attraverso un festival che quest'anno ha tre sedi. Genova, il primo e il 2 di giugno, poi a metà ottobre a Trento e dal 21 al 24 di novembre a Milano. Il tema di quest'anno è come vogliamo vivere nel 2029, che è un tema interessante ma potrebbe anche sembrare banale come titolo, no? Come vogliamo vivere nel 2029. In realtà è una sfida fortissima, perché 2029 sono 10 anni di tempo, un anno prima del 2030, quando quando sono stati posti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite hanno selezionato, i 17 obiettivi che noi dovremmo raggiungere per avere un pianeta accettabile nel 2030. Ma siamo di fronte in questo momento a tre grandi sfide, che sono la sfida ecologica, ecosistemica, una sfida demografica e, se vogliamo, anche di migrazioni, ma prevalentemente demografica, e una sfida tecnologica, che è l'arrivo della quarta rivoluzione industriale. Quando io prima vi davo degli esempi del peso che l'intelligenza artificiale ha nel mestiere di giornalisti, immaginate che questo peso viene moltiplicato varie milioni di volte invece negli altri mestieri. Pensate che i radiologi adesso, ci facciamo una lastra e la mandiamo dal radiologo, già in Inghilterra funziona così, in realtà il primo screening delle lastre viene fatto da un'intelligenza artificiale che ha imparato da sola a capire quali sono le lastre più significative e quelle che lo sono meno. Quindi immaginate l'impatto sociale che ha questa nuova tecnologia sul mondo del lavoro. Poi c'è naturalmente la robotica e ci sono tutte le stampe 3D, come cambiano le fabbriche. Insomma, ci sono tutta una serie di trasformazioni velocissime di cui noi non siamo ancora pienamente consapevoli, ma che stanno trasformando pesantemente il modo di produrre e che vi daranno a voi un mondo del lavoro molto diverso da quello che c'è adesso, in questo momento qui, sicuramente in Occidente. Quindi se voi nei prossimi 10 anni considerate che contemporaneamente ci saranno delle rivoluzioni sociali, nel senso di cambiamenti molto forti, sociali, ci sono dei problemi ecosistemici forti, come abbiamo visto, i movimenti di cui forse anche voi avete fate parte o ai quali voi avete preso parte nelle ultime settimane, ne sono un buon esempio. Quindi c'è un'emergenza ambientale e climatica notevole in questo momento, e poi c'è un problema in Occidente di invecchiamento della popolazione e di invece di moltiplicazione della popolazione umana su scala planetaria e di aumento della popolazione in alcuni continenti. Quindi di fronte a queste tre grandi emergenze, che poi sono i problemi, i temi con i quali noi anche come democrazia dovremmo, con 2M, confrontarci in questo momento, quando andiamo a delle elezioni tipo anche come quelle che ci aspettano tra poche settimane, che invece noi stiamo utilizzando per beghe da cortile, dicevo, di fronte a temi di questo genere, che sono quelli che poi incideranno nelle vostre vite e anche nelle mie, ma soprattutto nelle vostre, perché voi vi troverete a confrontarvi con tutto questo, benissimo, di fronte a temi di questo genere c'è pochissimo dibattito in questo momento. C'è pochissimo dibattito, c'è pochissima informazione e c'è pochissima conoscenza. C'è la ripetizione di stronzate, se vogliamo dirle, tutto questo dibattito sui barconi, eccetera, sui vaccini. Qui vengo a dare ragione al professore quando dice l'importanza della divulgazione scientifica, okay? Ma è informazione non solo scientifica, ma sociale o altro. Benissimo. Di fronte a queste tre grandi dibattiti, come ci prepariamo a vivere i prossimi 10 anni?
che genere di pianeta, che genere di città, che genere di case, che genere di vita, che genere di lavoro noi ci immaginiamo e vogliamo avere nei prossimi 10 anni, tra 10 anni? Questa è la domanda del Festival di Focus di quest'anno. Però ci sono degli elementi che consentono di rispondere a questa domanda, perché diciamo, il lavoro di un editore è quello di raccontare una storia, e quindi non solo di porre le domande, ma anche di sottoporre una serie di possibili risposte. Bene, ci sono delle risposte. Le risposte sono queste. Gli strumenti tecnologici di cui noi abbiamo, che noi avremo o che già cominciamo ad avere, dovrebbero, secondo la tesi del Festival di Focus, essere utilizzati per risolvere il primo e il più importante, il più incombente delle tre emergenze, che è quella ecosistemica, quella ambientale. Cioè, noi abbiamo un pianeta che è uscito dall'orbita. Quando si intende per se intendiamo per orbita quelle variabili ambientali che consentono che hanno consentito l'evoluzione della specie umana all'interno del pianeta. Cioè, se noi siamo entrati in una fase di feedback positivo, cioè ogni cambiamento ne innesca un altro sempre nella stessa direzione, cioè aumentano i gas serra, aumenta la temperatura, vengono prodotti più gas serra. Adesso sto semplificando moltissimo: si scioglie la tundra, viene liberato il metano è un gas serra, aumenta la temperatura. Cioè, quello che noi stiamo facendo in questo momento, o meglio, non basta più smettere di fare delle cose, bisogna fare delle cose diverse. Il pianeta Terra è uscito non si autoregola più. Dovremmo intervenire sempre di più. Quindi è una grande sfida, è un progetto colossale, ma è anche un progetto che non può essere affrontato da una società lacerata, cioè da una società, come vi dicevo prima, una società, il Venezuela brucia l'immondizia per strada, non si preoccupa dell'ambiente. La coscienza dell'ambiente viene nelle società che non sono lacerate. Se tu ti devi preoccupare di cosa mangerai la sera, non ti preoccupi certamente di tenere pulite le strade, oppure di non inquinare. Okay. Quindi, per affrontare un problema biosistemico, io vi sto raccontando il Festival di Focus, ma che è una storia, è l'insieme di tanti fatti che vengono messi insieme, fatti tra virgolette, che vengono messi in tanti fenomeni che vengono messi insieme e raccontati. Questo è il lavoro di giornalisti, vi sto dando un esempio di come può essere interpretato nel 2019 il mestiere, uno dei mestieri più vecchi e anche forse screditati del mondo. Okay? Quindi raccontare una storia. Noi abbiamo, dicevo, un grande compito da svolgere, cioè affrontare questo problema. Abbiamo degli strumenti, ma l'uso di questi strumenti implica un intervento sulla società, perché tu con una società, come dicevo prima, che non funziona non puoi usare questi strumenti. Ed è un rapporto, se vogliamo, bionivoco in qualche modo. Cioè, da una parte richiede un certo tipo di società e dall'altra puoi usare quegli strumenti in un solo modo. Traduco: se tu hai, prima di introdurre un sistema di intelligenza artificiale che cancella i call center, adesso sto parlando del livello più basso e più precario forse del mondo del lavoro, non credo che ci sia nessuno tra noi che desidererebbe andare a lavorare in un call center, benissimo, però tuttavia, prima di introdurre un sistema che cancella i call center, bisogna capire quali sono gli effetti sociali dell'introduzione di questa. E se non può essere tradotto in questo momento, dovrà essere introdotto in seguito. Quello che si chiama valutazione del rischio, che non viene fatta. Sostanzialmente tutto quello che noi facciamo è privo di valutazione del rischio. Facciamo delle azioni sperando che l'ambiente o la società assorbano le nostre scelte senza conseguenza. Benissimo, quindi, come dicevo, un sistema bionivoco. Da una parte abbiamo nuovi strumenti, dall'altra dobbiamo utilizzarli senza danneggiare la società e dall'altra possiamo utilizzarli per un grande progetto, che è quello che io ho chiamato,
essendo un vecchio lettore di fantascienza, terraformare la Terra. Di solito si terraformano gli altri pianeti, no? Si trasforma Marte in un mondo abitabile. Noi dobbiamo rendere la Terra nuovamente un mondo abitabile, che è un progetto colossale, che implica l'utilizzo di tutte le forze sociali, di tutte le persone. Nessuno può essere lasciato indietro. Miliardi di mani buttano una carta per terra, miliardi la devono tirare su. Ma implica anche qualcosa di molto più profondo di questo, cioè implica di ripensare e di pensare al modo in cui noi stiamo pensando, perché ciò che noi facciamo, quello che noi siamo adesso, è il prodotto di un'evoluzione di milioni di anni, o se vogliamo di centinaia o di decine di migliaia di anni per quello che riguarda la specie umana. Noi siamo addestrati e ci siamo evoluti per fare certe cose, ma gran parte della nostra storia è stata cacciatori-raccoglitori. Noi ci preoccupavamo di andare a letto la sera con la pancia piena e magari di ricordarci dove avevamo messo i pezzi di carne o le noci che avevamo trovato. Questo è. Noi ragioniamo in questa maniera qua. Ma ci siamo anche evoluti, abbiamo creato dei cambiamenti su scala planetaria che sono molto veloci e molto diversi da quelli che noi ci siamo evoluti per affrontare. Quindi da una parte c'è un problema evolutivo, come vi dicevo, si allarga il tema, no? Da una parte c'è un problema evolutivo, perché ci dobbiamo domandare se abbiamo gli strumenti, diciamo così, evoluti, siamo evoluti abbastanza da gestire i cambiamenti che noi stessi provochiamo, l'antropocene, no? L'era dell'uomo. Poi ci sono altre cose, perché noi quotidianamente utilizziamo delle scorciatoie. Prima ho parlato di evoluzione, no? Adesso parlo di quotidianità. Noi lavoriamo con un pilota automatico sostanzialmente, si chiamano euristiche, scorciatoie mentali. Noi facciamo delle cose perché le sappiamo fare. Quando voi guidate un'automobile non è che state pensando adesso premo l'acceleratore, poi premo la frizione, cambio la marcia, viene automatico, alzate gli occhi allo specchietto. Bene, la nostra vita è per il 99% automatica. Tutto quello che noi facciamo è, ce lo siamo, sono modi di fare che noi abbiamo sviluppato, perché non potremmo razionalmente, continuamente analizzare quello che ci succede e reagire abbastanza velocemente. Però le nostre scorciatoie mentali sono il prodotto della nostra educazione, sono il prodotto anche in parte della nostra evoluzione, e ci portano a reagire alle cose in un modo non adatto ai cambiamenti veloci nei quali noi ci troviamo adesso. Vi faccio un esempio, che è più banale: smettere di fumare. Noi non siamo abituati a considerare pericoloso qualche cosa che sarà un pericolo tra 30 anni. Facciamo molta fatica a capire che se fumi una sigaretta adesso ti fai male tra 30 anni. È quello che chiamano il paradosso dell'orizzonte. Siamo capaci di vedere solo quello che ci appare davanti all'orizzonte. Quindi la sfida, la terraformazione della Terra, chiamiamola così, è una sfida molto grossa, perché richiede dei cambiamenti di prospettiva, richiede di capire che non possiamo più agire forse come cacciatori e raccoglitori, ma che dobbiamo lavorare su noi stessi per cercare di vedere al di là del dito che indica la Luna, cioè vedere la Luna, non soltanto il dito. Questa è una sfida di un festival, è un racconto, no? Ma che non è diverso da un numero di un settimanale, non è diverso da un articolo di quotidiano. Questo è il lavoro dei giornalisti, cioè mettere insieme, poi naturalmente mettere insieme dei fenomeni e cercare di trovare un filo conduttore. Chi è molto bravo a farlo riesce anche a trasmettere molto bene agli altri quello che lui ha visto, e poi gli altri giudicano sulla base di quello che loro capiscono o amano di quello che viene raccontato. Volevo farti una domanda su questo, cioè ci stai raccontando come tu attraverso un festival stai costruendo una narrazione diversa da quella consolidata, no? Su come guardare il futuro. Sì. Bene. Vorrei andarci dentro. Allora, tu per fare questo festival hai bisogno degli esperti. Chiami professionisti, docenti universitari, imprenditori, tanti esperti. Zero Calcare. Zero Calcare, eccetera.
come interagisci con loro? Perché uno dei problemi, per esempio, parlo nella nostra situazione con i docenti universitari, è che spesso quando viene uno specialista da te parla come... Non tutti i docenti universitari sono abituati a parlare fuori dall'università, no? E quindi magari danno molte cose per scontate, parlano come se parlassero agli esperti. Come gli chiedi concretamente di raccontare un mondo o una prospettiva sul mondo che le persone fuori dal tuo festival e fuori dall'università fanno fatica a pensare o semplicemente non conoscono? Prima cosa. Seconda cosa, un po' per impostazione tua, un po' perché credo sia sempre più giusto far così, per innescare nuove narrazioni c'è anche bisogno di nuovi narratori, no? Per esempio i giovani. Questo ciclo di incontri, come sai, è impostato anche a dare, per dare agli studenti, in questo caso i nostri, ma diciamo in generale, delle dritte o anche delle dritte utili a gestire le competenze che loro maturano qua dentro per poterle utilizzare fuori. Ecco, come dovrebbero, l'ho chiesto a Andrea Barbato l'altro giorno del Piccolo Teatro, lo chiedo anche a te, se qualche ragazzo o ragazza che studia qui in università, in particolare in questo corso che come sai è di comunicazione interculturale, quindi molto orientato su questo mondo, hai parlato tu stesso di Stati Uniti, di Cina, molti di loro studiano il cinese, quindi si occupano di comunicazione ma anche di una comunicazione culturalmente connotata. Come potrebbe proporsi o quale competenze dovrebbe mettere in risalto se volesse collaborare in un progetto complesso come il tuo? Perché ormai mi pare abbastanza chiaro che mandare un curriculum non lo legge nessuno, no? E allora quali altre vie, quali altre modalità narrative, mi verrebbe da dirti, no? Potrebbero esserci per farsi conoscere, per candidarsi, per raccontare la propria esperienza. Un giovane si sente dire, era già così ai miei tempi, forse anche i tuoi, adesso ha raggiunto un clima esasperato, si cerca un giovane con esperienza. Paradosso, no? Allora, siccome poi invece delle esperienze dentro l'università, fuori, con attività, non so, dagli stage, cominciano ad esserci, di fronte a un direttore come te, quale potrebbe essere il modo migliore per, lo dico anche concretamente, sì, per sì, la ma tua, io infatti cercherò di, darvi una risposta concreta, a partire da questa, poi parliamo dei docenti che vengono, eccetera. È una domanda difficile, fa tremare, come si dice, le vene e i polsi, no? Ci sarà sicuramente una persona che verrà qui, che è Luca De Biase, che è bravissimo e vi darà delle dritte formidabili per come utilizzare la rete, perché quello è un sistema, quello è certamente un veicolo potentissimo per riuscire a farsi vedere in qualche maniera. E quello è un tema nel quale sicuramente lui vi darà delle indicazioni importanti. Io vi posso dare delle indicazioni più pragmatiche e lanciare una piccola sfida. Posso fare due cose. Allora, la prima, le indicazioni pragmatiche sono quelle di avere la faccia di tolla, cioè bisogna non essere timidi, non si può essere timidi. Okay? Io vi racconto un esempio banalissimo. C'è un ragazzo che è un ragazzo poi un po' più vecchio di voi, ma laureato da non moltissimo, che sta attraversando, che ha attraversato a piedi il Sud America facendo una serie di test per l'Università Cattolica di Milano, test sulle piante. Ha lavorato con agraria, ha lavorato con un po' con antropologia e voleva lui sostanzialmente attraversare a piedi il Sud America. È partito dalla Patagonia, è arrivato fino a Panama. Adesso sta facendolo, vuole farlo nell'altro senso. Bene, questo ragazzo cosa ha fatto? È diventato amico delle relazioni esterne della Cattolica. Quando noi siamo andati a parlare con l'Università Cattolica per organizzare Focus Live dell'anno scorso, tanto ha fatto, tanto ha detto e tanto si è aggrappato a queste persone che è arrivato, è venuto, portato da loro, è venuto da me, io vedevo loro, ho visto anche lui,
e alla fine ha trovato spazio sul palco principale di Focus Live l'anno scorso. Quest'anno sta facendo la stessa cosa e ci sarà anche a Genova. Quello che voglio dire è: non siate timidi, usate tutti i sistemi possibili. Poi ci sono dei sistemi più, come dire, filtrati, che sono l'uso della rete, l'uso di Facebook. Fatevi, mandate un messaggio personale, non mandate come si dice, i curriculum via mail. Scrivete, mandate un messaggio via Facebook, piuttosto. Preparate dei progetti, fateli, ma fate delle cose che piacciono a voi, per la prima, come prima cosa. Avete i mezzi per creare delle esperienze e fare delle cose che vi piacciono. Se ci sono delle cose che vi piacciono, alla fine piaceranno anche agli altri. Quindi presentate delle cose che fate, non voi stessi, ma le cose che voi avete fatto o che state facendo, ma con l'idea che sono cose che vale la pena di far conoscere o dimostrare. Quindi fate dei progetti, ma non strumentalmente, fateli, credete in quello che state facendo e poi andate dai vari e busserete a 10 porte, perché crederete. Quando io vado a vendere il mio festival alle persone che partecipano, che sono appunto gli scienziati o i ricercatori di cui parlava il professor Morigi, io non ho niente da offrire loro, ho solo da dire venite e raccontate queste cose. Vengono perché credono in un progetto che gli viene presentato. Vengono perché quello che io ho raccontato a voi è abbastanza convincente da convincere un premio Nobel a venire a parlare. Stessa cosa vale per voi, secondo me. Queste sono le, quindi, faccia, di tolla, per usare una litote, no? Fare un progetto, fatelo voi, create voi qualche cosa, poi presentatelo. Ci sarà magari qualcuno che viene a vedere quello che voi state presentando. Andate a cavallo di altre manifestazioni, cioè devo dire, la prossima volta, l'anno prossimo, quando arriverà un relatore molto noto, e occupatevi, e magari ci sarà anche qualche giornalista tra di voi, cioè giornalista professionista intendo dire, qualcuno che scrive sui giornali per parlare, per ascoltare il relatore. Se voi avete un progetto legato a quello che viene presentato, del vostro progetto si parlerà, e una volta che di questa cosa si parlerà, se sarà interessante e curioso, avete anche l'occasione di presentarlo e presentare voi stessi. Ma voi dovete ormai presentare voi stessi per quello che fate e non soltanto per quello che avete, che siete, okay? Con la forte probabilità che la prima volta vada male, la seconda vada male, la terza vada male. Io ho presentato un piccolo progetto, ma giusto perché mi incuriosiva, a una televisione recentemente, e la risposta che mi è stata detta è molto carino, molto interessante, ma noi facciamo solo quello che serve in quel momento. Ok? Quindi sarà lì e magari tra 5 anni servirà in quel momento lì. Cioè non c'è una... Quindi dovete prepararvi a questo. E la piccola sfida che io vi voglio lanciare, e ve la lancio con il professor Morigi, tra le varie cose che faremo a novembre, fatene una voi. Poi vedremo come, organizzatela voi, se avete voglia di farlo. Lo facciamo oggi? Oggi cominciamo, ma non semplicemente come cosa accademica, ma come progetto. Non vi cambierà la vita, forse la cambierà a me, perché sarà una cosa in meno che devo fare io, ma servirà a imparare qualche cosa. Io sto lavorando da anni con un master di Publi Italia, che è un master in comunicazione e marketing, e abbiamo fatto tutta una serie di progetti con loro quando ero direttore di Focus, e poi quando sono diventato, mi sono occupato principalmente di Focus Live. Il cammino è stato il seguente: primo anno non sono stati sempre gli stessi studenti, perché è un master, quindi dura 6 mesi. Allora, primo anno gli ho presentato un progetto sulla realtà virtuale, per cui l'ipotesi era di creare un layer, uno strato di realtà virtuale sul giornale Focus. Lo inquadri sostanzialmente col telefonino e hai uno... succedono delle cose, cioè vengono fuori dei 3D, dei grafici 3D, dei filmati, dei racconti che sono sovrapposti al giornale, quindi arricchiscono in modo digitale il giornale. Su questo eravamo
dei pionieri assoluti. In Italia non l'aveva fatto ancora nessuno, e non l'avevano ancora fatto il New York Times e il Washington Post, che adesso lo stanno facendo. Realtà aumentata sul giornale. Però prima di farlo ho chiesto a questi ragazzi di fare una qualitativa, cioè un'analisi qualitativa e quantitativa sulle possibilità di fare questa cosa. Loro sono stati bravissimi, hanno fatto uno studio su questo, è stata una delle materie del master, che hanno ovviamente svolto con i loro docenti, ma su questo tema ci hanno presentato una ricerca. Su questa ricerca è stata sufficientemente incoraggiante da spingere l'editore a fare un test di realtà aumentata. L'abbiamo fatta, abbiamo fatto la realtà aumentata su Focus. Abbiamo, grazie a quello, vinto 500.000 euro, poi i passaggi sono più complessi, ma comunque alla fine finanziati da Google per fare un CMS, cioè un sistema che permette di inserire direttamente la realtà aumentata sulle pagine del giornale senza passare da operatori esterni, cioè il giornalista direttamente in pagina il 3D che poi verrà fuori sul telefonino sopra la pagina del giornale, sulla carta del giornale. Tutto questo in collaborazione con questo master. Per Focus Live, la proposta di Focus Live, io l'ho presentata ai ragazzi del master, che hanno fatto come potrebbe essere un festival, un festival di Focus. Se doveva essere a pagamento o meno, come si poteva articolare, eccetera, hanno fatto questa ricerca. Questa ricerca è stata abbastanza favorevole, abbiamo fatto il festival, come vedete sono venute 15.000 persone. Al festival dell'anno scorso loro hanno fatto una ricerca per vedere come il pubblico apprezzava o meno il festival. I risultati sono che questa qualitativa è un'analisi qualitativa con 200 interviste molto professionali seguite da uno dei docenti che è anche partner di un istituto di ricerca italiano. Benissimo. Il risultato è stato che il 94% delle persone che sono venute al Festival di Focus erano molto o abbastanza soddisfatte del festival, che è un livello di risultato che mi dicevano mai raggiunto, cioè veramente al di là dell'ipotizzabile. Comincia a essere buono sul 75%, quindi il 94% è una roba. L'hanno fatto loro e ci hanno restituito questa cosa. L'anno prossimo loro faranno gli ambasciatori del festival all'interno dei padiglioni. Cioè abbiamo capito che era importante che il pubblico capisse, spesso le persone che, ci sono delle, come avete visto, delle installazioni, le persone che vengono, cioè gli installatori, quelli che portano delle cose, non sono molto bravi nella comunicazione, non sono molto bravi a spiegare perché hanno portato una certa cosa lì. Questi ragazzi del master di Publitalia, che è un master universitario, cioè non Publitalia perché è Publitalia che lo organizza, ma insomma è una cosa universitaria, questi ragazzi saranno gli ambasciatori di Focus Live, saranno lì e spiegheranno alle persone, e quindi capiranno come ci si deve interfacciare col pubblico per spiegare qualche cosa che sta succedendo. Ok? Quindi questo è il progetto che noi abbiamo fatto con loro. Con voi, se poi volete, vorrete, potremmo fare una cosa diversa. Fate anche un lavoro diverso, voi non vi occupiate di marketing, però vi occupate di comunicazione. Vediamo magari in qualche campo che cosa fare per Focus Live 2019 per Milano. Sono 4 giorni, quindi ci sarà l'occasione per fare delle cose. Quindi se voi vorrete cimentarvi con dei progetti o creare qualche cosa, il campo è aperto, quindi intanto ti ringrazio, posso rispondervi in questa maniera qui per l'opportunità, e immagino che questo sarà, se ho capito bene, il lavoro che potremo impostare. Potremo impostare anche oggi pomeriggio questo lavoro, poi vi rivelerò un segreto che non è tanto un segreto. Abbiamo fatto un comitato che abbiamo chiamato lo steering committee del festival, di cui fanno parte una serie di persone che sono appunto, ci sono dei professori universitari, ma ci sono anche direttori di musei, ci sono responsabili della televisione, per esempio di Mediaset, ci sono giornalisti, eccetera, e di cui fa parte anche il professor Morigi, che ci aiuta a inquadrare il festival, quindi lui è già dentro. I contatti, oltre ad essere uno dei relatori. Però
se voi fate un progetto, ecco, io quello che posso fare, ma avete fatto una domanda, io sono uno pragmatico, vi rispondo in pratica, fate un progetto e cimentatevi con qualche cosa di pratico, poi vedete se vi piace. Se poi vi piacerà, magari si aprono delle prospettive, ma intanto cominciamo a fare, ecco. Dimmi due cose su come inneschi il rapporto con noi, cioè con gli ospiti del tuo festival, con i relatori, con gli scienziati. Ok, allora, i giornalisti usano... Noi vi ho raccontato tutto idillico fino in questo momento, no? L'impegno civile, la narrazione, l'onestà, eccetera. Però c'è anche un'altra parte, siamo degli artigiani e come i meccanici usiamo i pezzi che abbiamo per costruire qualche cosa. Quindi le persone che vanno rispettate sempre all'interno di una narrazione vanno utilizzate per quello che sanno o possono dare. Quindi, primo, scegli quelli che sono più bravi a parlare. Secondo, enfatizzi e sottolinei quello che tu ti vuoi sentire dire perché è utile alla narrazione complessiva. Faccio un esempio pratico. Nel Festival di Focus noi abbiamo una cosa che si chiama Speaker's Corner. Speaker's Corner sono degli incontri, come quelli che ho fatto io con voi, e sarà perché io odio le presentazioni, ma soprattutto per evitare che le facciano gli altri, io ho imposto alle persone che vengono di non portare delle presentazioni, ma di portare degli oggetti e di raccontare attorno all'oggetto quello che loro volevano dire. Sono per lo più ricercatori, docenti universitari, eccetera, eccetera. Costringendoli a scendere nella quale oggetto scelgo, come racconto questa cosa. Porto un osso, porto un pezzo di carta, una vecchia bottiglia, porto un chip. Una persona che ha detto datemi una lavagna che io ero un disegnatore e posso disegnare. Ti metti già in una posizione diversa nei confronti delle persone con le quali stai parlando. Non hai grafici, c'è qualche matematico che si è rifiutato di venire se non gli davo la lavagna luminosa, ovviamente. Però c'è anche un matematico che è arrivato con dei pezzettini di carta che ha cominciato a ritagliare, ha fatto delle forme bellissime. Quindi bisogna fare così. Perché, e forse questa è la conclusione del ragionamento di oggi, il giornalismo è uno spettacolo, è intrattenimento. La comunicazione significa attrarre l'attenzione degli altri. Si è concorrenti di tutti gli altri modi per utilizzare il tempo. Si è concorrenti dei videogame, dello shopping, della passeggiata, della televisione, del parlare con gli amici, dell'andare a mangiare una pizza. Quindi bisogna fare, virgolette, spettacolo, chiuse le virgolette. Questo è l'altro ingrediente che serve per fare del giornalismo. Cioè tutto quello che vi ho detto prima deve essere fatto in modo da attrarre l'attenzione di chi ti dovrà leggere. Se no si fa, in quel caso lì sì, un paper scientifico, una divulgazione scientifica. Spesso il giornalista è in grado, per abitudine e per professione, di capire ciò che può essere affascinante e interessante anche nel campo della scienza e che non viene capito dal ricercatore che sta facendo la ricerca o che deve presentarla. Quindi se voi vi impegnerete nel campo, per esempio, della divulgazione scientifica, dovete tenere presente questo. Sarete dei giornalisti che dovranno restituire a chi vi leggerà o chi vi vedrà o chi vi ascolterà una narrazione che spesso sfugge alle stesse persone che stanno dandovi il materiale per questa narrazione. Questo è fondamentale e questa è un'arte, è artigianato. Si tratta di interpretare e di capire. Vedete come ho chiuso il cerchio? Però la parte spettacolo e intrattenimento è assolutamente centrale. Avete visto prima il Piero Angela, no? Allora, Piero Angela è riuscito e ha saputo fare questo. Non ha solo spiegato, non ha solo semplificato, lui non dirà mai che fa spettacolo, ma quello fa, quello è.
però è qualcosa che rimane nella testa. Se voi andate al cinema, vedete il Trono di Spade, capite che cos'è. Cioè voi, se non è che un film per essere importante deve essere per forza noioso, assolutamente non è così. Io sono andato a vedere gli Avengers, che mi è piaciuto moltissimo, è strepitoso, è un film bellissimo, no? Non so se è piaciuto a voi, a me è piaciuto tantissimo. Sarò superficiale, però quando fate del giornalismo, quello dovete, secondo me, a quello dovete mirare, cioè a fare gli Avengers. Perché più riuscirete ad attrarre il vostro pubblico e più potrete trasmettere quello che voi sapete, il vostro messaggio, la vostra visione della realtà. Quindi anche gli scienziati in questo senso vengono utilizzati in questa maniera. In questo modo. Vengono montati. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Prego. Che non ha voluto riportare. Ah, un fatto, una. No. No, forse c'è qualche. No, no. Non c'è stato, e anzi, direi la verità, dirò la verità, è stato il contrario. Cioè, mi è capitato di dare delle cose che nessuno avrebbe dato. Al posto mio, ma credo che sia quello che uno deve fare poi alla fine. Poi non è detto che vada male, perché alla fine ho fatto il direttore di Focus e ci sono arrivato pur facendo questo tipo di cose. No, non è mai successo, no. Prego. Questa è una domanda più intrigante e anche. Scusa, la ripeto perché non abbiamo passato il microfono, c'è la registrazione. Qualcosa che non è stato conveniente o che non era conveniente pubblicare? Ah, che non hai pubblicato perché non era conveniente nell'economia? Allora, è una bella domanda. Bella domanda, anche quella di prima. Prima era più etica, diciamola così, no? Questa è molto pratica e pragmatica. Allora, la risposta è no, però vorrei anche argomentarla. Allora, io, è un no, però. Allora, io ho diretto per tanti anni un giornale di tecnologia, che si chiama Jack. Era un giornale che è stato chiuso nel 2013, si occupava di high-tech. Okay? Allora, evidentemente per trattare di questo tu devi avere dei rapporti molto pratici con le aziende che poi ti danno le informazioni, che ti fanno provare i prodotti, ok? E quindi ti trovi ogni giorno di fronte alla scelta cosa scrivo e cosa non scrivo. Allora io ho fatto una scelta molto pratica lì, però l'ho dichiarato sia alle aziende sia ai lettori. Ho detto: parlerò solo delle cose che mi piacciono, non parlerò delle cose che non mi piacciono. Quindi è un ni in questo senso, cioè Jack non ha vissuto di stroncature, ma nulla di quello che era pubblicato sul giornale era strumentale a promuovere o a spingere qualche cosa. Quindi anche lì non so, poi valuti lei se è una scelta, come dire, condivisibile o meno, però non c'è stato nulla di men che affidabile sul giornale, però ho fatto delle scelte, se c'era qualcosa che non andava, non lo pubblicavo e non ne parlavo, perché era l'unico modo per non chiudere i rapporti con quelli con cui poi dovevo per forza avere dei rapporti. Senti, questa è una curiosità mia, il primo incontro di questo ciclo è venuta Jennifer Hubbard di Ipsos e ci ha spiegato come sono evolute nel tempo le ricerche di mercato. Mi aggancio alla domanda sua. Per decidere cosa pubblicare
al di là di quello che piace al direttore o al direttore e ai suoi collaboratori, fate anche delle ricerche per capire cosa potrebbe piacere al pubblico e in qualche modo inseguite anche il pubblico oppure no? Cioè fate un utilizzo delle ricerche di mercato in questo settore particolare? Certamente sì, però lavorare, io posso farvi vedere, se volete, io ce l'ho, un esempio di ricerca di mercato fatto per Focus. Come funziona? Se avete tempo e se abbiamo tempo ve la faccio vedere, se no immaginate, ve lo faccio vedere dopo. La risposta è certamente sì, il verbo inseguire, magari lo raggiungessimo il pubblico, come vi ho detto prima è molto difficile raggiungerlo. In realtà le ricerche di mercato per qualsiasi prodotto, ma soprattutto per un prodotto creativo ed editoriale, sono come dei fari, okay? Che possono illuminare, dare un'idea, ma non danno le soluzioni, danno una direzione, illuminano un paesaggio. Ma poi in questo paesaggio ti devi muovere tu e vanno utilizzate in questa maniera qua. Tra l'altro, francamente, sono una delle cose più dolorose da fare, perché quando ci sono i focus group, voi non so se ne avete mai fatti, vengono prese delle persone che hanno certe caratteristiche, messe in una stanza, noi stiamo dietro un falso vetro, uno specchio, e vediamo le persone che fanno a pezzi quello che tu stai facendo, quello che tu hai fatto, perché leggono il giornale e dicono: questa è una stronzata, questa cosa qui non si capisce, questo è fatto male, era meglio l'anno scorso, insomma è così. E intanto mangi tramezzini, bevi acqua minerale e vedi quello che dicono gli altri, però ti illuminano molto. Poi ci sono naturalmente le interpretazioni. Come vengono scelti queste persone? Vengono scelti, anche lì è da vedere, perché le società che fanno la ricerca di mercato hanno sostanzialmente un pool di persone che partecipano alle loro ricerche, che vengono pagate, compensate poco, ma che sono censite sulla base delle loro abitudini. Cioè io sono un maschio di 62 anni, guido questa macchina, vado al cinema, leggo questi libri, leggo questi giornali, ho una lavatrice e vado a sciare. Allora, quando devono parlare di prodotti per lo sci, sanno che io vado a sciare e mi chiameranno e mi daranno da provare uno scarpone per sapere se mi va bene o non mi va bene. Quindi sono pool di persone che sono rappresentative del campione globale, diciamo così. E quindi grazie per essere stati qui, ci vediamo più tardi. Grazie soprattutto a Jacopo.